Spesso quando mi capita di dover mostrare un mio disegno, una mia illustrazione, sento dei complimenti, critiche, commenti positivi, apprezzamenti e così via, ma al di là di quello mi viene detta sempre una classica frase: quanto mi piacerebbe saper disegnare, quanto vorrei avere questo talento, questa capacità, questa cosa che tu hai e io non ho. E spesso si ha questa percezione che il talento nel disegno, ma al di là in generale il talento declinato in qualsiasi tipo di campo, sia un qualcosa che ci viene donato, ci viene assegnato dalla nascita, un qualcosa che è indipendente da noi e che delle persone hanno e delle persone non hanno. Io non credo questa cosa, io credo che sicuramente si nasce con del talento, della predisposizione nel fare una cosa più che un'altra cosa. Credo che nel mio caso, nel nostro caso, quello del disegno, il talento è sicuramente molto importante, ma la cosa che lo è ancora di più sono le idee, la passione per il disegno. E una cosa molto molto bella di questo campo, diciamo, è che il disegno è democratico, quindi permette a tutti di avvicinarsi adesso, di provare ad imparare a disegnare, a migliorarsi, e quindi dà la possibilità a chiunque di poter esprimersi, perché ci sono tanti modi di saper disegnare, di essere bravi nel disegno. Cosa significa sono bravo a disegnare? Secondo me si ha una concezione errata, un po' distorta di questa cosa. Nel film Ratatouille, il film d'animazione famosissimo, lo chef Gusteau, che è uno chef famosissimo che è deceduto, è diventato famoso, oltre che per la cucina, ovviamente, per una sua frase che lo rappresentava, rappresentava il suo pensiero, ovvero che chiunque può cucinare. Ecco, io credo che questa frase possa essere traslata nel mondo del disegno e credo fermamente che chiunque può disegnare. Io mi chiamo Luca Di Bartolomeo, ho 25 anni e sono un illustratore freelance. È un illustratore che si occupa principalmente di lavorare con clienti che fanno parte del mondo editoriale, quindi ho sempre e spesso lavorato con un certo tipo di clienti, in un certo tipo di progetti. Il mio stile, diciamo, illustrativo è uno stile abbastanza geometrico, sicuramente che fa del proprio punto di forza l'idea che sta dietro l'illustrazione. Spesso è la parte che mi prende poi anche più tempo, che mi richiede più tempo, ovvero quella di trovare un'idea concettuale, un'idea vincente che possa stupire lo spettatore, ma anche veicolare il messaggio che deve appunto veicolare. Ma perché credo fermamente in questa frase, ovvero che tutti possono disegnare, chiunque può disegnare? Perché io ricordo quando al primo anno del corso di illustrazione, nel quale poi mi sono laureato, un corso di illustrazione e animazione che è durato 3 anni, arrivato nella classe mi sono reso conto dopo poche settimane di essere proprio palesemente il più scarso, cioè proprio tecnicamente ero 20 spanne indietro a tutto il resto della mia classe, sentivo di non essere minimamente all'altezza dei miei compagni. E il primo anno è stato molto complicato perché dovevo riuscire a compensare questa mancanza, diciamo, di talento naturale, quello che è considerato un talento naturale nel disegno, con ovviamente dedizione, impegno, idee, e io non riuscivo a stare al passo perché comunque ero un po' scoraggiato da questo divario tra me e i miei compagni, perché soprattutto credevo che l'essere bravi nel disegno significasse saper realizzare dei ritratti o realizzare dei paesaggi incredibili, riuscire a rappresentare la realtà così com'è o comunque nel modo più vicino possibile. E gli artisti che poi piacciono a me, in generale, che piacevano a me, come Picasso, che appunto non disegnavano in questa maniera, ma rappresentavano la realtà per come la vedevano loro, in un modo completamente diverso, in un modo incredibile, totalmente innovativo e nuovo, erano comunque delle mosche bianche. Io non pensavo che potessero essere appunto delle singole persone, dei singoli personaggi che avessero trovato fortuna nel loro modo di disegnare, ma che poi in generale lo standard di disegno dovesse essere un Michelangelo. Se tu non sai disegnare come Michelangelo, per me non sai disegnare. Era questa la percezione che avevo io, ovviamente in maniera molto errata, in maniera molto ignorante, perché non conoscevo questo mondo, non conoscevo i vari stili illustrativi. Durante il mio secondo anno di università ho avuto la fortuna di avere una nuova insegnante che come primissima lezione ci ha un po' stupito, ed è stata la lezione che sicuramente mi ha, non dico cambiato la vita, però sicuramente mi ha dato una nuova prospettiva. Dovevamo realizzare un ritratto e io ero lì già pronto ad essere deluso dal mio lavoro, a dover fare una figuraccia rispetto a tutti, confrontato a tutti gli altri miei compagni, ma andando fuori in cortile, prendendo cu tutto quello che trovavamo dal cortile, tra rami, tutte cose naturali, tutte quella che poteva essere considerata sporcizia, tutti questi tipi di elementi qui classici di un cortile, riportarli in classe e poi attaccarli e utilizzarli come se fossero delle parti integranti di una sorta di scultura, di un'opera mista, quindi con diverse tecniche. E questa cosa mi ha un po'
po' stupito, mi ha un po' colpito, perché per la prima volta ho avuto l'impressione che l'idea dietro il disegno potesse essere molto più valorizzata attraverso un qualcosa che non era il classico ritratto. Quindi ho capito che probabilmente potevo far diventare il mio punto debole invece un punto di forza, focalizzandomi sull'idea. Quindi dovevo a quel punto trovare quella che poteva essere la mia voce, perché le idee le avevo. Ho sempre pensato di essere una persona molto creativa, piena di idee, però non riuscivo a trovare la mia voce, il mio tono, il mio modo di comunicare, il mio linguaggio. Ed è quello il problema principale, ed è quello anche il motivo per cui secondo me tante persone, quando hanno la passione per il disegno, abbandonano questa passione pensando di non essere in grado di realizzare un certo tipo di disegno. Il talento, come dicevo prima, è sicuramente una cosa molto importante, una cosa che ti facilita dei tempi e sicuramente ti aiuta e ti permette di fare delle cose che magari all'inizio una persona con meno talento non riesce a fare. Però soprattutto nel disegno credo che lo possa compensare questa lacuna, questa mancanza. La ricerca della propria voce è, come dicevo prima, una tappa fissa di ogni artista, perché ogni persona si confronterà con se stesso per cercare di capire come comunicare, cosa raccontare, in che modo può creare una connessione con lo spettatore. La ricerca di questo linguaggio avviene cercando di capire prima di tutto quello che ci piace, quello che troviamo interessante negli altri artisti, nelle altre opere creative e in tutto quello che ci può stimolare a livello appunto creativo, a livello di disegno, a livello di composizione, a livello di colori e così via, di tutti gli elementi che fanno parte e compongono un'opera creativa. Cercare di capire perché l'occhio disegnato in quella maniera, oppure il capello disegnato in quella maniera, l'utilizzo di un blu, l'utilizzo di una texture, l'utilizzo di un certo tipo di composizione ci interessa più che altre, è sicuramente un ottimo punto di partenza per capire dove si vuole andare con il proprio disegno. E perché alcuni artisti riescono a trovare la propria dimensione con delle semplici forme geometriche? Perché evidentemente pensano che quel tipo di semplicità possa essere il modo migliore per rappresentare se stessi. Quindi, se noi capiamo che quello che vediamo non dobbiamo per forza replicarlo, ma è soltanto un modo per cercare di capire noi stessi, allora secondo me siamo sulla strada giusta per provare a trovare un nostro modo di comunicare. In conclusione, quanto è importante saper disegnare? Io credo che appunto questo famoso talento, questo dono incredibile che ci viene dato dalla nascita è molto importante, però la dedizione e la passione per il disegno fanno tutta la differenza, le idee fanno tutta la differenza. Io credo che più che dividere il mondo, diciamo banalmente, in chi sa disegnare e chi non sa disegnare, è molto di più in chi è creativo e chi non crede nella propria creatività, perché essere creativi lo siamo tutti in maniera diversa, ma non tutti riescono a capire come sfruttare la propria creatività ed incanalarla nel modo giusto, nel modo corretto.